Bene, prendiamo la linea da Venezia, dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online. Siete fatti collegati con questa emittente, testata giornalistica di Venezia. Dunque, per le prime notizie del mattino, io do non solo il saluto ai nostri radioascoltatori, ma anche il buongiorno, diciamo, a tutti coloro che ci vedono in video, perché stiamo appunto sperimentando anche la messa in onda in video. Dunque, sapete che sitewebnetwork.it è sia radio online che anche televisione online, ecco, non dimenticatevelo. E anche un invito alla sera a sintonizzarvi perché ci sono sempre le dirette, praticamente Sirius è sempre o quasi sempre in diretta subito dopo cena. Dunque, dicevo, entriamo quindi nel nostro notiziario che sarà un po' diverso dal solito, non solamente perché stiamo sperimentando il video, ma anche perché abbiamo subito un editoriale, scusate, un approfondimento nel corso del quale andiamo a leggere un editoriale di Antimafia 2000, perché la nostra attenzione è puntata sempre alle minacce di Totò Riina nei confronti del giudice Nino Di Matteo, che noi conosciamo molto bene, lo abbiamo anche intervistato a Pordenone, e dunque la cosa è molto sentita. Dunque, riprendiamo l'editoriale di Aaron Pettinari e di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Dunque, il capo dei capi, Salvatore Riina, è tornato a far sentire la propria voce. Lo avrebbe fatto da dietro le sbarre, detenuto al 41 bis, con poche parole urlate ad un compagno di carcere qualche giorno fa, che diceva così: Di Matteo deve morire. E con lui tutti i PM della trattativa mi stanno facendo impazzire. Le parole sarebbero state sentite da un agente della polizia penitenziaria che ha immediatamente avvertito i superiori. A dare la notizia oggi, cioè nella giornata, era stato il quotidiano La Repubblica, e chiaramente le nuove minacce alimentano a far puntare i fari attorno al sostituto procuratore di Palermo e tutto il pool che sta seguendo le indagini sulla trattativa Stato-mafia, ovvero il procuratore aggiunto Vittorio Teresi ed i sostituti Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene. Secondo quanto riferito dal quotidiano, lunedì scorso si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto Francesca Cannizzo. E per Di Matteo si sarebbe valutata anche la soluzione estrema di un trasferimento in una località segreta assieme alla famiglia. Lo stesso che accadde, come ricorderete sicuramente, per i giudici Falcone e Borsellino, quando vennero trasferiti dall'Asinara con i familiari per ultimare in sicurezza la stesura dell'atto d'accusa del maxi processo. Già in estate il livello di sicurezza di Antonino Di Matteo era stato innalzato al massimo livello in seguito alle lettere anonime che facevano riferimento ad un attentato pronto nei suoi confronti e anche per gli altri magistrati del pool, anche loro già minacciati di morte con intrusioni in casa ed intimidazioni. La situazione resta di allerta. Il Comitato ha stabilito di chiedere al Ministero dell'Interno un ulteriore impegno, magari dotando la scorta di Matteo e degli altri di un dispositivo antibomba che blocca i segnali radio telecomandati nel raggio di 200 metri. Secondo quanto riportato da Repubblica, Riina avrebbe indicato tra gli obiettivi da uccidere anche il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, che fino a qualche mese fa a Caltanissetta si è occupato della revisione del processo per la strage di Via D'Amelio. Sul perché Riina abbia pronunciato ora, alla soglia degli 83 anni, quelle frasi, si possono fare mille supposizioni, e forse si è stufato di dover pagare per tutti, e come ultimo gesto ha intenzione di riavviare una nuova strategia di stragi. Forse lo hanno fatto arrabbiare le parole del collaboratore di giustizia Onorato, sentito al processo la scorsa settimana, che ha fatto rivelazioni sulla morte del generale Dalla Chiesa, spiegando che fu lo Stato, ed in particolare le figure di Andreotti, Craxi,
ad usare la nostra, scusate, Cosa Nostra, la mafia, per quell'eccidio. Forse si tratta di parole preventive per quello che potrà dire Antonino Giuffrè il prossimo 21 e 22 novembre. Quel che è certo è che qualora la notizia data alla Repubblica sia accertata e confermata dalle autorità preposte, quelle sono parole pronunciate dal vero capo di Cosa Nostra, perché non va mai dimenticato, non si è mai riunita la commissione per destituirlo. Era questo il problema che si ponevano gli stessi boss Capizzi, Adelfio e Scaduto ai tempi dell'operazione Perseo nel 2008, quando volevano ricomporre una nuova commissione provinciale. E Messina Denaro, che di Riina e Provenzano ha raccolto il testimone di leader in seno all'organizzazione criminale, è storicamente appartenente all'ala dei Corleonesi e per questo motivo le nuove minacce provenienti dal carcere vanno prese in grandissima considerazione e fanno temere il riproporsi di una nuova stagione di sangue. Adesso aspettiamo che alcuni lossignori del Consiglio Superiore della Magistratura e delle varie correnti settarie ed arroganti della stessa si cospargano il capo di cenere come i niniviti di biblica memoria e dicano mea culpa, mea maxima culpa. Ci aspettiamo non solo che vengano archiviate tutte le pratiche disciplinari se ci sono contro Di Matteo e di Pull sulla trattativa, ma anche che venga espressa solidarietà pubblica in modo da creare una catena di forza della magistratura per proteggere la vita di questi colleghi in prima linea e quella delle loro famiglie, in modo da permettere agli stessi di portare a termine il proprio lavoro di indagine e dunque su una delle pagine più buie della storia del nostro paese. In questo modo non si darebbe un segno sulla Riina e a Cosa Nostra, ma a tutti quei poteri occulti che con lei hanno organizzato le stragi. Sarebbe una linea di protezione forte, congiunta assieme a quella parte di politica onesta, opposta a quella che da sempre non ha voluto sconfiggere la mafia e alla società civile che vuole davvero raggiungere la verità proteggendo i magistrati. Dobbiamo dunque schierarci tutti con Nino Di Matteo e con tutto il suo pool. Non va mai abbassata praticamente la guardia, sempre dunque con le antenne alte. Ed ora vi leggiamo un comunicato stampa che abbiamo pubblicato anche noi nella nostra testata pianetaoggitv.net, che ci è arrivato dalle agende rosse, il quale appunto dice: oggi abbiamo letto queste parole sul quotidiano La Repubblica, Di Matteo deve morire e con lui tutti i PM della trattativa mi stanno facendo impazzire. Totò Riina era furibondo qualche giorno fa, dopo l'ultima udienza del processo che sta scandagliando i segreti del dialogo fra Stato e mafia. Quelli lì devono morire, forse l'ultima cosa che faccio, ha urlato il capo di Cosa Nostra a un compagno di carcere, e le minacce non sono sfuggite a un agente della polizia penitenziaria. E grande è stata dunque la nostra preoccupazione per il dottor Antonino Di Matteo e per gli altri pubblici ministeri che a Palermo stanno portando avanti il processo sulla trattativa Stato-mafia, perché questa è solo l'ultima minaccia di altre susseguitesi durante quest'anno. Sembra, prosegue il comunicato delle agende rosse, sembra di essere tornati indietro di 21 anni a quel luglio 1992 in cui Paolo Borsellino sapeva che il prossimo a morire dopo Falcone sarebbe stato lui, ma mentre allora il giudice Borsellino si sentiva solo, questa volta non vogliamo che ciò si ripeta e diciamo anche noi, come ebbe a dire qualche mese fa Salvatore Borsellino, non abbiamo bisogno di altri eroi, ma di magistrati vivi. Perciò, a nome di tutti gli aderenti al movimento Agende Rosse di questa provincia, parliamo di Udine, voglio esternare tutta la nostra solidarietà al giudice Di Matteo e ai suoi colleghi di Palermo. Non vi lasceremo soli.
ci pensiamo anche, scusate, e pensiamo che anche il presidente della Repubblica Napolitano, in qualità di presidente del CSM, avrebbe il dovere di dire qualcosa a difesa di magistrati che stanno rischiando la vita solo perché fanno il proprio dovere, fino in fondo. Ecco, questo lo ricordiamo sempre, questi magistrati sono in prima linea. Di fronte di ciò, il movimento Agende Rosse ha organizzato un presidio per la giornata del 18 novembre alle ore 17.45 presso la loggia del Lionello in Udine. Vi comunico anche che tale giornata vedrà altre piazze sparse lungo lo stivale, piazze attivate allo stesso scopo. Naturalmente su questa iniziativa come dire, di unione ci uniamo anche noi come Pineta Oggi TV e Sayut Web Network, e naturalmente questo comunicato rimarrà in primo piano anche appunto nella giornata appunto del 18 novembre. Questo per quanto riguarda dunque le minacce di Totorina nei confronti del giudice Antonino Di Matteo. Situazione molto tesa, molto seria, ripeto, siamo tutti con Nino Di Matteo. Ed ora concludiamo questo nostro appuntamento con l'informazione della domenica mattina con due notizie che ci sono giunte poche ore fa. La prima è la seguente: un'italiana, parliamo delle Filippine, un'italiana dispersa è stata ritrovata purtroppo morta, probabilmente da infarto, lo ha annunciato il Ministero degli Esteri Bonino. All'appello adesso mancano due italiani, ha detto il capo della Farnesina alla conferenza mondiale in corso a Milano. Bonino si è detta fiduciosa sul fatto che i due dispersi non riescano a mettersi in contatto con l'Italia perché i cellulari non funzionano e i collegamenti sono inesistenti. Abbiamo un aggiornamento delle notizie, dunque di pochi minuti fa, la Coldiretti dice: con l'arrivo del freddo sono 6 milioni le stufe e i camini che si accenderanno in Italia, con un aumento record per via della crisi del 15% delle importazioni di legna nel 2013 rispetto allo scorso anno. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti basata su dati Istat, con l'importazione di ben 3,5 milioni di chili di legna da ardere nel 2013, l'Italia è diventata il primo importatore mondiale, in aumento anche i tagli abusivi e i furti di legname. Queste sono le conseguenze della crisi in pratica. Dunque, non ci sono notizie, vediamo, non ci sono non ci sono notizie di rilievo dell'ultimissimo minuto. Io direi di chiudere qui questo nostro aggiornamento delle notizie della domenica mattina, Pianeta Oggi Notizie Aggiornamenti, in collaborazione con il Science Web Network di Treviso. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, le repliche ogni ora, vale a dire 12.15, 13.15, 14.15 e avanti così fino alle 24. Restituisco ora la linea a Treviso per i programmi della rete di Science Web Network. Massimo Bonella, l'augurio di una buona giornata e una buona domenica.